In questa 67ª conversazione continuiamo l'esposizione delle forme monotematiche, alle quali appartengono determinate tipologie compositive come l'improvviso, il notturno, la romanza senza parole, l'intermezzo, lo studio e il preludio e la toccata, che abbiamo già citato nella precedente conversazione, ma che ora analizziamo e esponiamo con maggiori dettagli. L'improvviso o impromptu deve la sua denominazione al carattere appunto improvvisativo, ma anche agli andamenti rapidi e veloci, conseguenze ostinate di figurazioni simili, che contraddistinguono nel loro insieme un brano generalmente pianistico. Ne scrissero soprattutto Schubert e Chopin. Esponiamo ed ascoltiamo la parte iniziale proprio del celebre improvviso in mi bemolle maggiore di Schubert di 899. Il notturno ha un carattere melodico ed elegiaco, ma non di rado anche toni drammatici ed evocativi. I più conosciuti furono composti da Chopin, ma anche da autori minori come John Field. Oltre che per pianoforte, tale forma è stata utilizzata anche per composizioni orchestrali di ampio respiro, come Nocturne di Debussy. La romanza senza parole è legata essenzialmente alla produzione pianistica di Mendelssohn. Ne compose 48, ma nello spirito del Lied tedesco, come recita la denominazione esatta, Lieder ohne Worte. Spesso compare nel periodo classico e romantico semplicemente come romanza, anche nel repertorio cameristico e sinfonico, come le romanze opera 40 e opera 50 per violino e orchestra di Beethoven.
L'intermezzo non presenta particolari peculiarità, se non un certo intimismo espressivo, ma svolge anche nell'ambito di una raccolta di brani pianistici, come in Brahms, la funzione di collegarli e raccordarli. Lo studio è un tipo di composizione con forma canzone o forma romanzo tripartita e con carattere e scopi prevalentemente didattici, nel senso che affronta determinati problemi tecnici, ma anche interpretativi. Scale, arpeggi, doppie terze, doppie seste, ottave, ottave alternate, trilli, tremoli, velocità sui tasti bianchi, sui tasti neri, cromatismi staccati e legati. Il termine e la pratica compositiva vennero introdotti agli inizi del XIX secolo. Molti pianisti, particolarmente dediti alla didattica, ne scrissero in gran quantità: Johann Baptist Cramer, Carl Zerne, Stephen Heller, Friedrich Kalkbrenner, Ignaz Moscheles, eccetera. Ma anche i maggiori compositori non disdegnarono tale forma, creando anzi dei veri capolavori: gli studi al Grand Sant'Parnasso di Clementi, gli studi opera 10 e opera 25 di Chopin, gli studi trascendentali di Liszt, gli studi sinfonici di Schumann e le raccolte di studi di Debussy, Scriabine, Bartok e Rachmaninoff. Alcuni studi, tuttavia, sono stati scritti anche in una forma che tratteremo più avanti, la forma sonata. Diversi studi del Gradus di Clementi, ma anche nella forma del tema con variazioni, i già studi citati studi sinfonici di Schumann e gli studi sopra un tema di Paganini, Brahms. Infine, non solo per il pianoforte, didatti e compositori hanno scritto studi, ne esistono in pratica per tutti gli strumenti, sia a fiato sia ad arco. Proponiamo lo studio in Do diesis minore, opera 10, numero 4 di Chopin. Il preludio indica una composizione strumentale, pianistica, cameristica o sinfonica, destinata ad introdurre un altro tipo di brano, anche vocale e strumentale. Con tale termine vengono spesso indicate le introduzioni strumentali nelle opere liriche, anche prima talvolta dei singoli atti. In tale accezione lo troviamo nel periodo barocco, come brano iniziale una suite, un genere che tratteremo di seguito, o anteposta ad una fuga, soprattutto nell'opera organistica di Bach, ma anche nei due volumi del Clavicembalo Temperato, costituiti ciascuno da 24 preludi e fughe in tutte le tonalità maggiori e minori. In tali raccolte, tuttavia, il preludio assume anche caratteristiche e strutture diverse, come l'improvvisazione virtuosistica, uno stirato di arpeggi, una forma sonatistica bipartita, un'aria o un'invenzione, breve brano contrappuntistico basato sull'imitazione. Nel periodo romantico, nel Novecento storico, si afferma anche come composizione a sé stante, di carattere meditativo, nel preludio opera 28 Chopin e descrittivo, nei due libri di preludi di Debussy.
Ascoltiamo ed esploriamo l'opera 11, numero 14 di Aleksandr Scriabin. La toccata, infine, ha una storia letteraria più antica, già presente nel Rinascimento come brano di carattere improvvisativo ed introduttivo, si avvalse con Merulo e Frescobaldi di formule imitative e contrappuntistiche. Con Bach toccò naturalmente il suo apice, assumendo anche proporzioni più ampie e toni magniloquenti, soprattutto nelle toccate organistiche che precedono le fughe, pur assimilando quella peculiarità virtuosistica tipica dei clavicembalisti italiani. Estremamente virtuosistiche risultano infatti le toccate di Domenico Scarlatti, anche se prive di elementi contrappuntistici. La forma, troppo legata a tale repertorio, non incontrò, salvo sporadici casi, il favore dei compositori romantici. Rifiorì nel Novecento, nel periodo del neoclassicismo, ad opera di autori italiani come Alfredo Casella e Ottorino Respighi, anche per organici orchestrali. Nelle prossime conversazioni continueremo a parlare delle forme monotematiche, ma con particolare riferimento alla suite ed alle danze.